Quello che è sicuro è che ogni volta che approcciamo un nuovo progetto non è soltanto la forma indispensabile, ma è anche la personalità della luce. Con Foscarini seguiamo questo ragionamento da quando è nata Lumière, una sorta di compensazione tra due materiali, uno la struttura, l'altro la diffusione. Come è nata? Nata come tutte le altre cose, quasi casualmente. Inizia a fare delle forme, come quando c'erano i telefoni appesi al muro, che poi tu stavi lì col blocchetto dei numeri di telefono e disegnavi delle cose, a me venivano sempre dei cerchi. Hai un'idea, magari è un riferimento a qualche cosa. Lei è nata così, un cono inclinato, il cappello di Nefertiti, abbiamo aggiunto il collo e alla fine per noi quasi più non è una lampada, ma i Nefertiti. Poi è chiaro, la devi ridare una proporzione, devi ridare un senso, creare un equilibrio nelle cose. Lei è luce, no? È una forma, ha una sua personalità che in qualche modo si rafforza nel momento in cui è accesa.